Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli upscalati. Quello di oggi sarà un episodio ricchissimo dove torneremo a parlare di Switch 2, ma anche di PlayStation e di Remastered. Siamo però a un passo dai 40.000 iscritti, quindi mi raccomando, se siete nuovi, entrate subito a far parte della conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Un grazie gigantesco a Otoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con un angolo della poracciata ricchissimo, perché siamo all'interno della settimana del Black Friday, ma nonostante questo c'è spazio anche per i giochi gratuiti. Come al solito il consiglio è di riscattare i titoli della settimana su Epic Game Store, anche se non li conoscete. Fino al 23 sono disponibili Earthlock e Surviving the Aftermath, che sono rispettivamente un RPG a turni e un city builder post-apocalittico. Da giovedì saranno poi sostituiti dall'adventure Deliver Us Mars, il seguito di Deliver Us the Moon. Niente male il mese per gli abbonati al PlayStation Plus nei livelli più alti. Da oggi, 21 novembre, il catalogo dell'Extra si espande con Teardown, un sandbox dal concept molto accattivante che per certi versi mi ricorda il primo Red Faction. E poi ci sono alcune chicche come ad esempio Dragon's Dogma, in attesa del secondo capitolo, Euden Chronicles e Superliminal. Anche il catalogo dei classici si difende molto bene questo mese. E poi non so perché, ma Parappa the Rapper mi mette addosso una nostalgia assurda. E se poi siete amanti dei platform, dovete provare i remake dei due Clonoa. Io su Switch li ho adorati. Sono stati aggiunti anche due giochi in prova che sono proprio agli antipodi. Uno dei papabili GOTY 2023, ovvero Baldur's Gate 3, e una delle peggiori produzioni dell'anno, ovvero Gollum. Potete provare quest'ultimo per un'ora, prima di decidere se acquistarlo o meno, oppure potete passare ben due ore su Baldur's Gate 3, che a quanto pare non vi basterà neanche per finire con l'editor del personaggio. E chiudo l'angolo della poracciata ricordandovi che siamo nel vivo della settimana del Black Friday e sto raccogliendo le migliori offerte nel canale Telegram delle offerte Poracce, dove vi consiglio di entrare assolutamente se volete risparmiare il più possibile in questo periodo dove arrivano delle belle mazzate per il portafogli. E inoltre non dimenticatevi che il Black Friday continua anche su Otoji Retro Games. Fino al 25 novembre, acquistando un qualsiasi gioco PS4 o Xbox One, verrà applicato uno sconto del 20% al checkout. Vi potete recuperare così delle perle old gen da recuperare sulle nuove console a un prezzo stracciato. E tra questi giochi ci sono anche titoli sealed, se proprio volete fare i collezionisti duri e puri. Grazie gigantesca Otoji per sponsorizzare anche questo video. Ma visto che parlavamo di giochi in prova, è stata annunciata una closed beta per Suicide Squad, che dopo infiniti rinvii dovrebbe uscire, finalmente, il prossimo 2 febbraio. Io mi sono messo in lista perché a Rocksteady li voglio proprio bene, però tutto quello che ho visto finora mi stimola meno di zero. Speriamo bene. Sono molto più curioso di scoprire invece che cosa ha in serbo Capcom con Dragon's Dogma 2. Sembra ieri che il gioco veniva annunciato con uno dei reveal più epici di sempre e ora i più recenti rumor lo vorrebbero in uscita per il prossimo 24 marzo. Ma molto più vicino è lo showcase dedicato al titolo che è stato programmato per il 28 novembre. Tenete gli occhi aperti perché potremmo avere l'ufficializzazione della data di uscita. Per gli amanti delle edizioni fisiche ho una notizia dal sapore agrodolce. È stata infatti annunciata la versione Ultimate di Cyberpunk 2077, che accorperà il gioco base con la sua espansione Phantom Liberty. Per la prima volta, a partire dal prossimo 5 dicembre, le console next gen avranno la loro versione dedicata su disco del titolo CD Projekt Red, ma c'è un grosso ma. Mentre la versione per il Serie X arriverà su 3 dischi, quella PC conterrà 2 codici GOG per gioco e espansione, mentre quella PS5 avrà su Blu-ray solamente il gioco base, mentre Phantom Liberty andrà scaricata digitalmente. Un vero peccato che non si sia optato per mettere tutto sul supporto fisico su ogni versione. E per chiudere questa prima sezione parliamo di effetto Switch. Le classifiche di vendita del Regno Unito della scorsa settimana vedono in vetta Hogwarts Legacy, che è riuscito nella difficilissima impresa di battere sia le grandi release stagionali come COD e Sports FC, ma anche le esclusive di peso come Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder. Il tutto è merito di una versione per console ibrida che, nonostante sia tecnicamente inferiore alle altre edizioni, è riuscita comunque a trainare il gioco ambientato nell'universo di Harry Potter in cima alla classifica. Un vero peccato però che Super Mario RPG non sia riuscita a entrare nella top 5.
fossi in voi gli darei una chance, merita tantissimo. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, aprendo la settimana con l'immancabile dose di rumor riguardanti Switch 2 o Super Nintendo Switch. In particolare nelle ultime ore si è acceso un bel dibattito riguardante l'eventuale implementazione del DLSS di Nvidia all'interno della prossima console Nintendo. E questa volta le indiscrezioni sono nate direttamente da Digital Foundry, il canale per eccellenza per quanto riguarda le analisi tecniche all'interno del mondo videoludico. Secondo Richard Leadbetter, l'implementazione di questa tecnologia potrebbe essere meno entusiasmante di quanto ci aspettiamo. Il DLSS è una feature esclusiva delle schede grafiche Nvidia che permette di upscalare le immagini di gioco tramite il Deep Learning Super Sampling. Sostanzialmente il DLSS permette di ottenere risoluzioni elevate che non impattano eccessivamente sulle prestazioni di gioco. Recentemente i prodotti Nvidia hanno iniziato a utilizzare un engine separato chiamato DLA, pensato per alleggerire ulteriormente questi calcoli legati al Deep Learning, una sorta di motore aggiuntivo su cui scaricare tutto il peso del DLSS. Secondo Leadbetter, però, quello che dovrebbe essere il chip principale di Switch 2, il T239, non disporrà di un DLA dedicato. Questa scelta limiterebbe di molto le capacità del DLSS e, sempre secondo il fondatore di Digital Foundry, questo significherebbe avere un upscaling che raramente si spingerebbe oltre il Full HD per raggiungere, in qualche fortunato caso, il 1440p. Insomma, Switch 2 potrebbe non essere in grado di gestire il 4K se non in rarissime eccezioni, che è un non problema quando si gioca in portabilità, ma quando si passa in modalità docked nel 2024 questo potrebbe far storcere il naso a qualcuno. A me questo non cambierebbe molto, ma sono sempre più curioso di scoprire quali sono effettivamente le caratteristiche hardware della prossima ammiraglia Nintendo. La grande N riuscirà a trovare ancora una volta il perfetto compromesso tra innovazione, prestazioni e costo? Speriamo bene. E chiudiamo questa puntata un po' atipica parlando dell'ennesima remastered legata al brand di The Last of Us. Dopo una sequela di rumor e leak, Sony ha ufficializzato l'esistenza di questo progetto, che sarebbe una versione next gen pensata nativamente per PS5 del capolavoro firmato Naughty Dog. E ovviamente questo annuncio ha sollevato ben più di una perplessità, ma andiamo con ordine. Questa versione avrà numerosi miglioramenti grafici che sfrutteranno nativamente le potenzialità di PS5, un gap che però era stato già parzialmente colmato con la patch next gen gratuita pubblicata qualche tempo fa. Questa volta però la remasterizzazione porterà una buona dose di novità all'interno del pacchetto. Sarà presente una nuova modalità survival roguelike, che sembra un po' una modalità orda e che ricorda da lontano quello che sarebbe potuto essere lo scheletro di una parte dello spin-off multiplayer andato perso strada facendo. C'è poi una modalità pensata per approfondire le sezioni di chitarra, nata proprio guardando quello che gli utenti sono riusciti a fare su YouTube, e l'aggiunta di contenuti tagliati fuori dal prodotto finale, ma che sopravvivono in questa riedizione come Lost Levels, accompagnati dal commento degli sviluppatori. Un commentary che torna anche nei filmati, aggiungendo così un bel po' di approfondimenti a 360 gradi sul mondo di gioco e sullo sviluppo di parte 2. So che questo annuncio ha lasciato interdetti molti utenti, ma intanto vi dico la mia. Secondo me è tutto sommato una riedizione molto più accettabile del remake di parte 1. Qui, se non altro, abbiamo una remastered che viene venduta in quanto tale, ma che paradossalmente aggiunge molto di più di quanto aveva fatto un remake che era a sua volta la seconda revisione di un titolo. Il vero problema rimane sempre lo stesso, che poi è duplice. Da una parte la disponibilità del gioco in retrocompatibilità avanzata sulla stessa piattaforma su cui verrà venduta questa remaster, dall'altro il prezzo di questa operazione. Non tanto per il full price della remastered, quanto l'aver deciso di far pagare i possessori della versione liscia 10 euro per l'upgrade next gen. Secondo me avrebbe avuto molto più senso una soluzione ibrida come quelle adottate con Final Fantasy VII Intergrade Intermission o l'ultima patch di Cyberpunk 2077, mettendo dietro l'aggiornamento a pagamento solo i contenuti aggiuntivi e non anche gli upgrade tecnici. Per i collezionisti però il problema non si pone. Il 5 dicembre saranno aperti i pre-order per l'edizione fisica, che mi rifiuto di chiamare VLF, che sarà ordinabile direttamente da PlayStation Direct, e chissà se Sony riuscirà a gestire al meglio questo evento che di sicuro attrarrà tanti interessati e anche qualche rivenditore.
Ma ditemi, voi la prenderete questa remastered? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, nei commenti, per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo remastered tranquille, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro di LSS, Michele Last. Ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...